Poracci, oggi nel TG Poro parleremo del gioco più brutto del 2021, ma in live questa sera giocheremo insieme a uno dei giochi più brutti di sempre. L'appuntamento è alle 21.30 sul sito Viola con Zelda, Wand of Gamelon. Chi non viene non è un poraccio. Comunque in pochissimi avete riconosciuto Dead or Alive 4 e solo Brusil è arrivato a scrivere il titolo corretto, azzeccando anche il nome del protagonista. Le risposte più sbagliate sono ovviamente quelle a tema Final Fantasy. Dark ci ricorda una delle sequenze più iconiche di Final Fantasy 7, mentre il paragone di Salvatore con Zanarkand ci prende di brutto, azzeccatissimo. Ma andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte equivocate, por favor! Adios. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ad aver ricevuto il premio Best Poro of the Year. Grazie mille, grazie, grazie. Senza di voi non ce l'avrei mai fatta. La puntata di oggi sarà ricchissima, ma così tanto che da domani mi chiamerete Euro Michele. Oggi parleremo di una situazione incresciosa riguardante il Nintendo 64 su Switch, del gioco più brutto del 2021 e anche del possibile ritorno di una grande IP targata Sony. Prima di iniziare però ricordatevi che in quanto membri dell'armata Poraccia avete degli obblighi. Primo tra tutti dovete giocare e divertirvi con Metroid Dread. Poi dopo siete obbligati a partecipare alla conquista non violenta di YouTube Italia. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e affacciatevi alla finestra e urlate Poro Michele, altrimenti non si parte! Ok, bravi, abbiamo detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. In previsione delle vacanze natalizie e del boom di connessioni che avverranno in seguito ad aver scartato i regali di Natale, Nintendo ha messo in guardia i consumatori. Se possibile, il consiglio è quello di fare il setup iniziale della console prima del 25 dicembre. L'allarme è partito direttamente dall'account Twitter giapponese di Nintendo, ma ora anche la divisione americana ha messo in guardia i consumatori. Se si vogliono evitare problemi con la creazione di un account Nintendo o anche l'impossibilità di scaricare software digitali, il consiglio è quello di fare il setup iniziale della console prima della vigilia di Natale. Nel 2020 infatti i server di varie regioni erano rimasti congestionati e con le vendite della console, che non accennano a diminuire, è probabile aspettarsi uno scenario molto simile. Se qualcuno ha regalato una Switch in famiglia, prendete in considerazione questa soluzione. Se siete tra quelli che aspettavano una versione fisica di Disco Elysium, uno dei migliori GDR del 2020, beh, l'attesa è finalmente terminata. La Final Cut avrà la sua edizione non digitale per Switch il 15 marzo 2022, e i pre-order dovrebbero aprire a breve. Il gioco sarà disponibile in una doppia versione, standard al costo di $39,90, che includerà, oltre al gioco, anche un poster e l'artbook digitale e anche una collector's esagerata dal prezzo fuori scala, $250. Che ok, Disco Elysium è un giocone, ma forse, dico forse, è un po' tantino. E voi pensate di prendere Disco Elysium in versione fisica? Dopo la maratona notturna avvenuta qualche settimana fa per seguire in diretta i The Game Awards, il buon Jeff Keighley ha condiviso i risultati di quest'ultima edizione, che si è rivelata un successo senza precedenti. I numeri ottenuti sono da capogiro: 85 milioni di live stream per il pubblico più grande di sempre, in più 1,6 milioni di tweet hanno fatto riferimento allo show e ai suoi hashtag. C'è stato il record di voti dagli utenti, 23,2 milioni, ed è stata anche l'edizione con il watch time più alto fino ad ora, con un totale di 1.750.000 ore di visualizzazione. E considerando tutti gli sponsor che c'erano di mezzo, mi sa che sono girati un bel po' di soldi in questa edizione. Bravo Jeff! Comunque speriamo che questi risultati, che credo a questo punto battano anche l'audience della notte degli Oscar, spronino Keighley e gli organizzatori a confezionare uno show sempre migliore. Quest'anno poi non era affatto male, no? E prima di chiudere questa prima parte vi ricordo che ogni giorno viene regalato un gioco sull'Epic Game Store. Dopo Neon Abyss, Remnant from the Ashes e Loop Hero, oggi è stato il turno di Second Extinction, un clone di Left 4 Dead niente male. Avete tempo fino alle 17 di domani per riscattare gratuitamente il gioco, che verrà poi rimpiazzato dopo 24 ore dalla sua pubblicazione. Non fatevi sfuggire queste offerte, poracci! Ma passiamo alle notizie del giorno e purtroppo dobbiamo tornare a parlare di Nintendo 64 e Nintendo Switch Online. E dico purtroppo perché questa volta non ci sono notizie positive come giochi che si aggiungono improvvisamente alla libreria Nintendo 64, ma piuttosto ci sono da segnalare nuovi problemi che affliggono l'emulazione. E in questo particolare caso i salvataggi di gioco.
Si è molto parlato dei problemi relativi al catalogo Nintendo 64 sul pacchetto aggiuntivo dell'NSO. Molto spesso si è trattato di critiche giuste e doverose, qualche volta di pretese eccessivamente puntigliose, portate avanti solo per il gusto di lamentarsi. Io nel complesso mi posso ritenere soddisfatto dell'offerta, ma ne riconosco gli incredibili limiti e difficilmente la consiglierei a cuor leggero agli altri giocatori. Delle nuove segnalazioni mettono in luce però degli aspetti che rendono il pacchetto aggiuntivo ancora meno appetibile. Diversi utenti hanno segnalato dei crash con chiusura forzata delle applicazioni, che hanno portato alla cancellazione dei dati di salvataggio. Ora, se questo accade su uno sportivo, su un puzzle game, ci può anche stare. Ma volete mettere a perdere tutti i progressi con un JRPG longevo come Paper Mario? Questo utente su Reddit ha mostrato come colpire un determinato albero porta al crash del sistema e alla perdita dei salvataggi. Il dataminer HotMillDome su Twitter ha rincarato la dose, riportando le segnalazioni di altri utenti dove viene affermato che i crash di sistema, non solo su Paper Mario, molto spesso fanno incorrere nella perdita dei salvataggi in game. Una situazione orrenda che speriamo rientri nelle priorità di Nintendo quando si parla di migliorare la qualità del servizio. Ma vi immaginate uno scenario del genere con Majora's Mask? Rabbrividisco al solo pensiero. In ogni caso, il consiglio è quello di ricorrere ai punti di sospensione, sempre e comunque, e non alla funzione di salvataggio dei giochi emulati. I save state infatti non risentono di alcuna conseguenza dei crash dell'applicazione e al momento sono l'unico metodo funzionante al 100% per mettere al sicuro i propri progressi di gioco. A voi è capitato qualche bug simile? Ormai lo sapete, la fine dell'anno è quel periodo in cui si stilano le classifiche più importanti e si fa il punto della situazione sui 12 mesi appena trascorsi. Il 2021 videoludico è stato un anno ricco di sorprese, ma anche di schifezze. E secondo Metacritic il titolo peggiore dell'anno è eFootball 2022. La top 10 presenta dei nomi di tutto rispetto, ma il calcistico di Konami è riuscito a prendere la corona tra i peggiori con una media di votazioni del 25. Ricordiamo infatti che questa classifica è stata fatta mettendo in ordine le medie delle votazioni ricevute da ogni singolo titolo. Un vero peccato, visto che io nel progetto eFootball ci speravo tantissimo e secondo me il passaggio a un modello free to play poteva rappresentare la ventata di aria fresca di cui ha bisogno il settore dei videogiochi di calcio. Chissà se Konami riuscirà prima o poi a metterci una pezza sopra, ma visto che si tratta di una top 10, anche in questa classifica Switch occupa alcune posizioni di rilievo, in particolare con le versioni per console ibrida di Balan Wonderworld, piazzato al secondo posto con una media di 36, e con la GTA Trilogy in sesta posizione con una media del 47. La cosa che mi rincuora è che a parte questi nomi e pochi altri, non conosco nessuno dei titoli entrati in classifica. La vera domanda è: ma è così difficile fare un seguito spirituale di Crazy Taxi? E dai, porca miseria, dateci un arcade fatto come si deve. Viva il Dreamcast! Così, a caso. Voi poracci, cosa ne pensate di questa flop 10? Qual è il gioco del 2021 che più vi ha schifato in assoluto? E chiudiamo tornando a parlare di un altro possibile ritorno. Dopo Gex e Klonoa si sono riaccese le speculazioni intorno a un IP Sony dormiente ormai da quasi un decennio. Dall'era PS3, per essere più specifici. Mi sto riferendo, ovviamente, a Twisted Metal. Chi è nato dopo il 2005 difficilmente potrà emozionarsi con il nome di Twisted Metal. In fondo voi giovinastri siete nati e cresciuti con Rocket League. Noi boomer non eravamo impegnati a fare gol acrobatici, ma piuttosto associavamo i combattimenti tra veicoli a situazioni leggermente più cruente. Destruction Derby, Vigilante 8, Carmageddon sono solo i primi titoli che mi vengono in mente, ma ce n'erano tantissimi. Twisted Metal era forse l'apice del genere, un titolo completamente folle e schizzato, che premeva l'acceleratore sull'azione e la violenza, sfociando poi in delle vere e proprie tinte horror, con quello che forse è il capitolo più iconico, Twisted Metal Black, uscito nel 2001 su PS2. Si vocifera da tempo l'ipotesi che Sony abbia intenzione di resuscitare il brand sotto forma di un free to play, affidandola a Lucid Games, gli autori del non proprio eccelso Destruction All Stars, titolo che però potrebbe aver fornito allo studio le basi per approcciarsi nel migliore dei modi a Twisted Metal. Ora, queste indiscrezioni si sono fatte improvvisamente più consistenti perché è stato scovato da un utente su Twitter che un technical game designer ha lavorato presso Lucid Games da agosto 2020 a ottobre 2021 su un titolo first party AAA esclusivo per PS5 non ancora annunciato. Probabile che questo sia il tanto atteso ritorno di Sweet Tooth e Twisted Metal? Secondo me, anche in questo caso, dopo Gex e Klonoa, sì,
e sono sicuro che nel 2022 sentiremo di nuovo parlare di questa iconica serie targata PlayStation. E voi avete ricordi legati a Twisted Metal? E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a stasera per una live trashissima oppure a domani per un nuovo video. Voi in ogni caso dovete fare sempre e solo tre cose: fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Nintendo 64, Michele Balan, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E questo Poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme dei... No!